Un saluto a tutti gli amici di Video Radio Channel. Io mi chiamo Luca Vincenti, sono uno scrittore genovese e sono qui per presentarvi un mio lavoro. Lucciola c'è il sole verrà l'estate. È un libro scritto qualche anno fa che ha come protagonista un giornalista, Maurizio, una persona allegra ma non troppo, il quale è in una fase difficile della sua vita. Inizia un processo di separazione con la moglie. E attraverso questo processo di separazione inizia una lunga riflessione della sua vita, su tutta la sua vita. Questa riflessione parte dall'infanzia, ma l'infanzia ha anche un altro significato, è una metafora che viene espressa attraverso l'estate. Quindi Maurizio si ritrova a rivivere tutta la sua vita, tutta la sua esistenza, tutto il suo passato, il suo presente, riportandolo, riconducendolo all'estate. L'estate quindi è la metafora di giovinezza, è la metafora di vita, è la metafora di vivere al massimo. Però Maurizio in questa metafora non riesce a esprimersi al massimo perché lui in realtà è legato ancora al suo passato, la separazione. Perché la separazione in questa epoca moderna diventa una condizione di vita difficile. Lui si trova al lavoro con una marea di personaggi col quale non riesce ad avere un minimo di assonanza. I colleghi dell'ufficio sono persone con le quali non riesce a comunicare. Il Nello che fuma 1.000 sigarette e lo asfissia, la badante che lo aiuta e lo assiste in questo suo delirio depressivo. Maurizio a un certo punto si ritrova solo, solo d'estate, chiuso in casa. Ed è lì allora che taglia con tutto e tutti, manda fuori ogni persona della sua vita. Inizia la riflessione di Maurizio, inizia il viaggio verso il passato. E a questo punto Maurizio riscopre se stesso e riscopre anche le persone di un tempo che le aveva per un attimo cristallizzate e congelate nel suo passato. Maurizio, attraverso la metafora dell'estate, incontra una marea di personaggi, il gigolò, la donna Aria che gli racconta delle metafore sulla vita, e poi incontra un'altra persona che le fa ricordare quello che è stato il suo passato e come avverrà il nuovo miracolo della sua vita, del futuro. Basta, io direi che è sufficiente. Un saluto a tutti gli amici di Video Radio Channel e spero che acquistiate questo mio libro e che possiate con me condividere qualche commento. Una buona giornata.